Oggi abbiamo dato mandato all'Associazione Calciatori per la messa a mora della società. E c'era l'avvocato, c'era Grazioli, l'avvocato Calcagno che stanno seguendo tutte le pratiche. Abbiamo aspettato l'ultimo giorno utile possibile e con la speranza che quello che c'era stato promesso dalla società venisse mantenuto anche negli ultimi giorni, all'ultimo istante, ma così non è stato. È una decisione frutto della delusione di tutta la squadra per il comportamento che la società ha avuto nei nostri confronti, per le promesse che ci ha fatto quando sapeva che non potevano essere mantenute, perché ci siamo sentiti presi in giro, perché siamo degli uomini, abbiamo delle famiglie e probabilmente dovevamo essere un po' più rispettati sotto questo punto di vista, perché non siamo bambini, siamo dei professionisti, dunque, e questa decisione è nata soprattutto da questo. Poi è una decisione presa perché soprattutto negli ultimi giorni, nelle ultime settimane si fa un gran parlare di chi deve comprare e si sta facendo bello con il nome del Bologna, perché sembra adesso una corsa o comunque a salire sul carro per dimostrare che salva il Bologna, diventa un eroe. Invece in questo momento abbiamo bisogno soprattutto di gente che ha voglia di rimettere in carreggiata questa società, che ha voglia che ha passione nei confronti di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, come abbiamo dimostrato tutti quanti noi in questo momento, dando grande prova di professionalità. Dunque abbiamo bisogno di questo, di professionisti seri che vogliono bene al Bologna, e dunque questo è anche un modo per mettere fretta un po' a tutti, perché i tempi sono finiti, stanno scadendo, non c'è più tanto tempo da perdere, dunque è anche un modo di dire di dare un po' di pressione sotto questo punto di vista. Ripeto, non è una richiesta, non è stata fatta per i soldi, perché sappiamo che non è così, perché al momento che si dovesse cambiare la società noi ritiriamo dopo aver ricevuto determinate garanzie, ritiriamo la messa in mora. E non pretendiamo i 5 mesi di stipendio come quando c'è la richiesta della messa in mora, ma pretendiamo che ci vengano pagati i nostri 3 mesi normali, quelli che avrebbero dovuto pagare fino a questo momento. Dunque non sarebbe una spesa maggiore per chi dovesse comprare la società. Non è questo il senso della nostra decisione, ma ripeto, è un frutto della delusione che è maturata nei confronti di questa società, di questa proprietà, e per tutto quello che ci è stato detto, che poi non è stato mantenuto, e questo più che altro è stata fatta a malincuore da parte di tutti. Non l'avremmo mai dovuta fare, questa è la dimostrazione che abbiamo aspettato fino all'ultimo giorno possibile. E poi dopo, se dovesse succedere l'imponderabile, che non si dovesse risolvere la situazione, per parecchi di noi si aprono le porte dello svincolo, ma quella è una fase successiva, perché non c'è la possibilità per tanti di noi di poter permettersi di perdere un anno senza contratto, di non percepire soldi, perché tutti noi abbiamo famiglia, abbiamo delle esigenze. Dunque quella sarà una fase successiva, e che ci auguriamo tutti che non arrivi, perché la nostra speranza è che si risolva tutto al breve tempo. Però c'è anche questa possibilità, e dunque abbiamo aspettato l'ultimo giorno, perché poi dopo, con tutte le tempistiche che ci hanno spiegato, arriveremo a fine gennaio, che chi vuol chiedere lo svincolo può andare a giocare da un'altra parte e riprendere i soldi e stipendi e tutto quello che ne consegue, e svincolarsi da questa società. Questo era il tutto. Dunque non so se ci sono domande sotto questo punto di vista. Il riferimento prima dei 3 mesi, il vostro stipendio normale nel primo trimestrale. Adesso la società era obbligata a pagare, per questo ci hanno dato la penalità, era obbligata a pagare luglio, agosto, settembre entro il 15 novembre, e noi quelli che vogliamo. Invece con la messa in mora tu richiedi il pagamento dei 5 mesi maturati fino adesso, ma noi non vogliamo i 5 mesi maturati fino adesso, noi vogliamo soltanto la garanzia che ci vengano pagati i 3 mesi, che sarebbero luglio, agosto e settembre, che sarebbero dovuti stati pagati entro il 15 novembre. Voi avete i giocatori che eventualmente verranno svincolati, hanno una ragionevole certezza di essere nella nuova squadra remunerati per i mesi che hanno giocato qua? Quello dipende da ognuno, dal contratto che farà con la nuova squadra.
dipende da che accordo avrà. Questa è sicuramente una fase successiva che non. Che in questo momento. Per chi ha la comproprietà c'è il fatto di. Chi ha sicuramente chi è in prestito, chi ha la comproprietà, la squadra che è di appartenenza gli pagherà i sei mesi precedenti se vuole. Però c'è anche il rischio che comunque finisca questa storia, dovunque andiate, i 5 mesi precedenti non vi vengano saldati. Dipende dall'accordo che uno fa con la nuova proprietà, con la nuova società, magari non li prende tutto in quest'anno, magari se fa un contratto pluriennale. Si farà pagare, prenderà i soldi nell'arco dei 2-3 anni che probabilmente, non lo so, questa è una cosa personale di ognuno, di ogni singolo giocatore. Il fatto sta che comunque tendiamo a sottolineare anche il fatto che la nostra messa in mora non va a aggravare la posizione della società. Assolutamente. Non c'entra niente la nostra messa in mora con i conti o debiti o presunto. Assolutamente no. E lo dimostra il fatto che la ritiriamo al momento che si trova una soluzione o di questa proprietà. È un fatto di tutelarsi, perché potrebbe succedere che la società, che ne so, va a fallire e tu non prendi una lira e sei costretto a rimanere fino a giugno. E non una puoi. Società che è fallita. Infatti. Per esempio. E non è giusto. E dunque c'è la. Facendo questa mossa c'è la possibilità per tanti noi di potersi svincolare nei termini che sarebbe il mercato di gennaio e trovare un'altra soluzione per gennaio, questo è il discorso. Ma al di là di quello che tu hai detto su questa proprietà, che mi sembra ha detto molto poco rispetto a quello che sono, però tu ritieni che ci sia in questo momento alcuni personaggi che stiano predicando bene, razionando male, magari cercando quote e non dando aiuti? E questo è il senso di quello che ho capito? È difficile in questo momento, io come tutti i miei compagni siamo un po' in confusione sotto questo punto di vista, non riusciamo a capire chi si sta facendo bello con il nome del Bologna, chi realmente è intenzionato a comprare il Bologna perché ha passione nei confronti di questa società, e dunque è un po' difficile esprimere un giudizio. Sicuramente ci sono delle situazioni e questa messa in mora è anche per dare, per sgretolare un po' tutto quello che c'è di contorno nei confronti del Bologna e che rimangono a galla veramente i reali interessati a questa società. Dunque lo scopriremo nei prossimi giorni, perché comunque ne abbiamo sentite tante, no? Chi c'è a 15, chi paga i stipendi alla squadra. Il problema non è la squadra, il problema è il Bologna, il bene del Bologna e dare continuità a questa società, e che questo non deve più accadere, nel senso che noi cerchiamo e speriamo con tutto il nostro cuore che arrivi una proprietà che dia la possibilità a questa società di stare tranquilla nel prossimo futuro. Quando è l'ultima volta che avete sentito Polcelli che li ha rassicurati? Però io l'ho sentito ieri sera, perché l'ho avvertito di quello che avremmo fatto oggi. Cosa ha detto lui? Ha detto che. No, ha detto che stava cercando di risolvere la situazione, ma questo ce l'ha detto tante volte. Tutti avete firmato la messa in mora? Tutti, questo? Di squadra. E tutti siete pronti anche a ritirarla nel caso in cui arrivi? Cioè è già fissato. Marco, scusa, il 6 gennaio con la Fiorentina, se non si sblocca qualcosa, questa squadra va in campo? Certo. Ma abbiamo fatto fino adesso. Certo. No, la squadra va in campo. La squadra va in campo in quei tempi, e poi già in quel momento, perché i 21 giorni saranno passati, dunque se non ci pagheranno, non cambierà proprietà, in quel tempo ci sarà qualcuno che avrà chiesto lo svincolo, che non sarà immediato, ci vorrà del tempo prima che arrivi, però sicuramente la situazione sarà molto diversa. In questo momento dopo sarà difficile tenere in piedi la situazione, però andremo in campo sicuramente. La continuità al Bologna l'avrà fino a fine anno, noi speriamo con una nuova proprietà, poi sicuramente la continuità al Bologna l'avrà, e non so che maniera, sicuramente non so questo che sta succedendo adesso, non so quanto può durare in questa situazione, per questo cerchiamo di dare un'accelerata.